gettare con la fionda e dove cadrà la pietra prenderete la moglie. Il primo è di una fornaia, il secondo una tessitrice e il più piccolo la pietra casca in un fosso, il trovò solo una rana. Il profilo la rana. Tutti i principi sono andati con degli anelli da dare alle loro fidanzate, quindi il più piccolo corse al fosso dove c'era la rana. Una rana? Beh, non sei proprio la principessa che mi aspettavo, però ho un anello per te. Chi mi chiama? Sono io, Rana, il tuo principe. Il re, per vedere quale moglie fosse la migliore, diede una canapa a tutti i principi. Andate dalle vostre fidanzate con questa canapa e fategliela essere. Il principe diede una canapa e disse che sarebbe ritornato dopo 3 giorni. Rana, ho qualcosa per te, sei capace di tessere? Sì, certo, sono molto brava. Lasciami la canapa e andare. Dopo i 3 giorni, i fratelli maggiori corsero ansiosi dalla fornaia tessitrice a riprendere la canapa. La fornaia aveva fatto un buon lavoro e la tessitrice era il suo mestiere e l'aveva filata in modo che sembrava seta. E il principe piccolo ritornò al fosso. Rana, hai finito di tessere la canapa? Sì, certo, ecco. Spero che faccia al E la rana andò nel fosso per prendere una noce. Il principe si vergognava di tornare con una noce, mentre i suoi fratelli tornavano con una canapa filata, ma ci andò. Dentro la noce c'era una tela finissima che non finiva mai. Però il re non voleva che la rana diventasse regina, così disse: portate questi cuccioli alle vostre fidanzate e chi l'avrà allevato meglio sarà regina. Il principe più piccolo allora tornò dalla rana. Rana, ho un altro compito per te. Lo vedi questo cucciolo, devi allevarlo al meglio e dopo sarai regina. Va bene, lo prenderò come un Passò un po' di tempo, ma il principe era sempre più convinto che la rana avesse fatto un disastro. Non diventerò mai re, come fa una rana ad acquisire un cane? Però il principe tornò nel fosso e quando vide il cucciolo della rana rimase sorpreso. Il cane della fornaia era diventato obeso, quello della cestitrice magrissimo e quello della rana era infiocchettato, pettinato e profumato. Non c'è più dubbio, lei sarà un figlio minore e la rana la regina. Venne il giorno del matrimonio fra la rana e il figlio più piccolo. Rana, è il giorno del nostro matrimonio, non sei felice? Sì, sono felicissima, vedrai quanto diventerò bella. La rana si presentò al matrimonio e diventò una bellissima principessa con un vestito verde smeraldo. Il principe all'inizio non ci credette, ma poi la rana le spiegò tutto e di com'era andata. Sono molto felice di aver fatto l'incantesimo.